Today I was thinking about, indeed, I would like to wish a very happy birthday. I don't know the age to ever a very happy birthday to one of my greatest follower and subscribers and my main keyboard channel at with the great Richard Moore. Happy birthday, Richard! And in honor of Richard and on thanks to his request of a few days ago, I'll perform a special happy birthday on my keyboard, a special happy birthday version on my keyboard, plus a few releases or four releases in English by Ludwig van Beethoven. And this was a request by him, as I say, a moment ago. Avrebbe voluto anche aver suonato il finale, diciamo, the final of the overture from the William Tell by Giacchino Rossini, my compatriot among other things, and di cui I love his works, especially the overture from the La Gazza Ladra, thanks also to, perché io l'ho scoperto così. I found out it through Clockwork Orange e Stanley Kubrick, così come The Movement 2 from the Ninth Symphony by always by Beethoven, e però non ho eseguito anche, diciamo, il finale, l'ouverture di Guglielmo Tell, perché è un po' complicato, diciamo, si tenta da preparare in pochi giorni, è un po' impossibile, quindi per questo non l'ho fatto, ma comunque credo poi quando caricherò il video, penso più domani, vedremo, credo di aver fatto un gran regalo al nostro Richard. Comunque lui non segue il Neapolitan Weather Report, dovevo invitare, mi sono proprio dimenticato, sì, comunque se poi il video sarà già pronto, diciamo, entro stasera o dopo, diciamo, prima che avrò caricato questo video, ma non credo, inserirò anche il preview e i pezzi come sempre nel video qua già oggi. Per quanto riguarda la febbre, oggi non ce l'ho più da 2 giorni, ma continuo ad avere questa, diciamo, questa diarrea, che io credo a questo punto sia una diarrea acuta, perché comunque procede per più giorni, una 4-5 giorni, e credo che diventerà diarrea cronica se supererà i 15 giorni, questo è quello che so io. Si parla di diarrea cronica quando oltrepassa i 15 giorni. Sicuramente ancora questa voce è un po' bassa, quindi non si sente questo, ma soprattutto sono un po' disidratato, purtroppo non posso mangiare un certo tipo di cibi, e questo è anche il motivo, molto leggero sto mangiando, questo è anche il motivo per cui sto saltando, diciamo, la serie su Today's Plate Is, perché in fondo praticamente con questi video potessi soltanto vedere i piatti, i soliti piatti ogni giorno, con, diciamo, pasta leggera con il sale, con un po' di sale e un po' di olio, quindi questo, e per questo sto evitando di farli. Credo di essere stato preciso, chiaro su tutto. Comunque speriamo di, certo non ho nemmeno più dolori in realtà frequenti alla pancia, però a volte ritornano, però comunque sempre la sensazione fastidio, fatto di dover fare la diarrea continuamente. Comunque sono fiducioso, speriamo si tolga quanto prima, certamente non è grave come chissà quale altra cosa, è molto più grave, però è comunque un problema abbastanza fastidioso, detto anche, come ho detto già ieri, che io con lo stomaco ci soffro, ci sono da tempo, anni fa sono stato anche operato di peritonite acuta, ho rischiato anche la vita, ma su questo andatevi a vedere il video dell'altro ieri, mi sembra che ci ho spiegato molto bene queste cose. In assoluto bere molta acqua, poi molta disidratazione ovviamente porta alla diarrea. Sorry, I repeat again la chiesta and 2 days ago for this voice, ma purtroppo fin quando non questo aspetto, anche sempre un po' pallido, fin quando secondo me non mi passerà completamente del tutto questa diarrea, purtroppo mi troverete sempre così, non ci posso fare nulla, quindi speriamo sempre, appunto, che passi quanto prima, solo questo posso dire.
Sorry, I repeat again la richiesta di 2 days ago for this voice, ma purtroppo fin quando non questo aspetto, anche sempre un po' pallido, fin quando secondo me non mi passerà completamente tutta questa diarrea, purtroppo mi troverete sempre così, non ci posso fare nulla, quindi speriamo sempre appunto che passi quanto prima, solo questo posso dire.